presenza di pubblico da record giovedì scorso al Millennium Club di Scicli. L'arrivo del trombettista Fabrizio Bosso ha richiamato un pubblico qualificato ed esigente che ha potuto apprezzare le gesta di uno dei nomi più importanti del jazz italiano. Fabrizio Bosso ha suonato assieme al pianista Giovanni Mazzarino, al contrabbassista Riccardo Fioravanti e al batterista Mimmo Cafiero. Bosso si è subito mostrato in gran vena, liberando già da subito tutta la sua energia jazz senza costrizioni o limitazioni di sorta. Una gran bella sorpresa per molti, abituati ad ascoltarlo in frangenti assolutamente avulsi dal genere afroamericano in cui spesso viene coinvolto, per dispensare i suoi sofisticati e sinuosi fraseggi a beneficio di altri musicisti o interpreti. Fabrizio Bosso al Millennium ha dimostrato anche di poter guidare da leader uno stupendo quartetto composto da musicisti di assoluto valore che lo hanno affiancato condividendone ogni sfaccettatura espressiva, dando vita così ad un esclusivo interplay fra i quattro protagonisti, denso di complicità e divertimento, con momenti inebrianti che hanno reso l'atmosfera della sala d'ascolto del locale veramente speciale. Ma sentiamo Fabrizio Bosso al microfono di 9TV. Allora, il più grande trombettista d'Italia, Fabrizio Bosso, che arriva dopo le esperienze di Sanremo, arriva a Scicli per la prima volta. Sì, intanto grazie per il più grande, ma insomma nella musica non penso che non sia giusto fare classifiche, siamo in tanti e quindi comunque ti ringrazio per il complimento. Sì, da Sanremo a Scicli, diciamo che forse sto più a casa mia qua perché vengo a suonare jazz, sono gli ambienti che frequento di più, le incursioni nel mondo diciamo dello spettacolo e della televisione ne ho già fatte diverse, adesso sto facendo anche la trasmissione di Panariello, sono ospite tutte e quattro le puntate. Però poi alla fine, ecco, quando uno prende in mano il suo strumento non fa differenza dove sei davanti a quante persone sei. Sono convinto che mi annoierei a fare solo grandi teatri e comunque avrei bisogno ogni tanto sempre di fare qualche club dove c'è un contatto più diretto col pubblico. Quindi... Infatti quella di stasera è proprio una serata da club. Beh, assolutamente. Ti piace? Sì, c'ho la gente veramente addosso, anzi penso che le prime file usciranno un po' spettinate, però sì, è importante mantenere questo contatto così stretto col pubblico. Tra le tue tante collaborazioni, quindi con artisti italiani o comunque con artisti internazionali, ce n'è una in particolar modo che porti nel cuore per un particolare motivo? Ma ogni esperienza che ho fatto mi ha dato qualcosa. Guarda, per ultimo, ora proprio da Panariello ho avuto la fortuna di suonare con James Taylor, che ho conosciuto, è una persona adorabile, di una dolcezza pazzesca. È bello poi quando magari c'hai questi miti, queste persone che hai sempre visto ai concerti o in televisione, scoprire che poi sono persone molto semplici e comunque che condividono il grande amore per la musica. Visto che al Millennium si abbina anche il buon cibo alla buona musica jazz, che piatto musicale sei pronto a servire questa sera? Spero un piatto ricco e gustoso, insomma suoneremo un po' di tutto, faremo prevalenza degli standard, quindi insomma i musicisti che mi accompagneranno sono straordinari, abbiamo già avuto modo di suonare spesso insieme, sono poi cari amici, quindi non sarà difficile creare la sinergia giusta per trasmettere insomma qualcosa di buono al pubblico. Mentre i presenti si avviavano verso l'uscita, si pensava già al prossimo evento, quello di mercoledì 28 marzo, l'ultimo di questa straordinaria rassegna che vedrà protagonisti il sassofonista argentino Javier Girotto e gli Urban Fabula di Sebi Burgio, Peppe Tringali e Alberto Fidone, quest'ultimo direttore artistico della rassegna jazz al Millennium. Andiamo verso la conclusione, ci aspettano gli ultimi due appuntamenti. Il 22 marzo abbiamo la Jam Session di primavera, una festa per tutti i musicisti insomma locali, ci verranno a trovare anche altri musicisti da fuori, e chiuderemo con gli Javier Girotto e Urban Fabula il 28 marzo, quindi mercoledì non più giovedì, e insomma aspettiamo per la prossima stagione.